Ultimi presepi viventi della Granda anche in tempo di Epifania, tra i più suggestivi quello in programma Somma Riva Perno nel Roero. Di 200 figuranti, il lavoro e l'impegno di tutto un paese portano in scena la Natività in modo davvero suggestivo. In ogni parte del mondo, dai tempi di San Francesco, il presepe affascina grandi e piccini. Somma Riva Perno, cittadina del Roero, si prepara a riportare in scena l'atmosfera di Betlemme con l'ultima rappresentazione del suo presepe vivente. Dopo gli appuntamenti di successo di Natale e Santo Stefano, salutati da un pubblico davvero numeroso, più di 2.500 persone, la Natività, messa in piedi dall'Associazione della Fragola di Sommariva, concede un'ultima replica in programma domenica 9 gennaio alla Residenza Annunziata in località Maunera dalle 14.30 alle 19. Tantissimi nell'edizione 2010 figuranti che prendono parte al presepe. Accanto al consueto quadretto della Natività, con Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, fanno da sfondo decine di rappresentazioni di scene di vita di un tempo, con mestieri e personaggi curati nei minimi dettagli. C'è il censimento raccontato dai Vangeli, ci sono i pastori e le lavandaie, ma anche la cartomante, l'oste e il coniatore di monete. E poi lebbrosi, fornai, cucitrici, che dipingono come in un quadro la ricostruzione di quella notte. L'invito a sfidare le rigide temperature di questi giorni, uscire di casa per assistere ad uno spettacolo davvero indimenticabile. Non mancheranno golose occasioni di ristoro, all'interno dello spazio del presepe saranno distribuiti vin brûlé, zabaione e panettone.